Siamo ritornati in diretta, buongiorno dall'Ariana, ci siamo spostati a Piazza Cavour e come potete vedere in presa diretta la situazione è questa, è decisamente migliorata rispetto a quello che abbiamo visto ieri sera dopo le 23, qua era un lago di acqua, erano saltati tutti i tombini. Adesso, come vedete, il traffico è scorrevole su due corsie, quindi non ci sono problemi. C'è il fango ancora, sì, perché sono saltati appunto tutti i tombini. Come vedete, c'è parecchio fango ancora da togliere, però al di là di questo, è una cosa su cui ci vuole un po' di buona volontà, la canna dell'acqua per ripulire. Vedete, ecco, queste sono tutte le conseguenze dei tombini che sono saltati ieri sera. Ah, però ci sono già gli operai di Aprica, come potete vedere, che in parte anche stanno pulendo Piazza Cavour, perché come vedete c'è ancora questo rimasuglio di fango. E ieri sera, ricorderete, qui era tutto un lago. Lo voglio precisare perché ho visto che molti hanno scritto lago uscito, lago in piazza, e bisogna credo essere abbastanza corretti e onesti nel dire che il lago, come vedete, è a livelli altissimi, ma non è uscito, perché altrimenti sarebbe. Sì, c'è qualche allagamento qui, come potete vedere, ai lati della carreggiata, ma di fatto il lago non è esondato. Non è corretto dire che il lago era in piazza, è corretto dire invece, come abbiamo visto, che sono saltati i tombini e chiaramente hanno causato un allagamento totale ieri sera in questa zona, la zona appunto di Piazza Cavour, dove vi stiamo parlando in questo momento. La situazione al momento è questa: qui il traffico è assolutamente regolare sulle due corsie per attraversare la città e per andare in direzione di via Borgovico e via per Cernobbio. Ecco, questo era l'altro aggiornamento che vi dovevamo dopo il disastro che abbiamo visto ieri sera intorno alle 23. Ripeto, era tutto allagato qua, ma perché i tombini, come vedete, non hanno tenuto. Adesso sono stati sistemati. Ecco, era saltato quello lì che vedete, erano saltati, anzi, questi due tombini ieri sera, tutti e due erano saltati, e uno e l'altro, ecco, questi qua erano saltati. Adesso, come vedete, tutto è tornato nella norma, c'è il fango. Ma ci sono anche gli uomini di Aprica, come vedete, che con l'idropulitrice stanno cercando di intervenire e di pulire. Ecco, lo facciamo vedere proprio in presa diretta, come vedete. Si sta pulendo in questo momento qua il fango che si è accumulato nel corso della notte. Vedete l'intervento proprio da parte degli operatori con i mezzi, da parte di Aprica. Saluti ai nostri ascoltatori. Oggi è un video diverso, e oggi non c'è il video del buongiorno, lo diciamo subito, ma ci sono gli aggiornamenti del traffico. Abbiamo visto la Lariana che, ripeto, al momento è ancora chiusa. Qualcuno è passato, ma a suo rischio e pericolo. La strada è ancora chiusa, quindi al momento non si passa sulla Lariana, è questione di pochi minuti. Andiamo adesso a Cernobbio, dove la polizia stradale ci ha segnalato la situazione più difficile, quindi attenzione se dovete passare sulla Regina. Adesso andiamo a vederla, quindi tra qualche minuto seguiteci. La Regina è ancora chiusa, si percorre la vecchia ed è una situazione già molto complicata, ce l'hanno detto gli agenti della polizia stradale qualche minuto fa. Direi che per il momento è tutto. Vedete Piazza Cavour con i rimasugli del fango per i tombini saltati, ma è decisamente migliorata la situazione. Come vedete si circola regolarmente. Andiamo a Cernobbio, ci sentiamo e ci vediamo da lì dove, ripeto, al momento la situazione è la più complicata, e lo diciamo a chi si deve spostare in quella zona, meglio trovare dei percorsi alternativi. È tutto da Piazza Cavour, a tra poco da Cernobbio.